Siamo qui davanti alla sala stampa del Comune di Pavia, sono appena giunti quasi gli ultimi risultati, siamo a circa 74 sezioni su 84. Ormai il dato è quasi definitivo, c'è qui con noi Roberto Mura, segretario provinciale della Lega Nord, a cui chiediamo naturalmente un commento a caldo dei risultati. Beh, grande vittoria, grande risultato, adesso inizia il bello, bisogna amministrare, bisogna rivoluzionare assolutamente questa città. Io sono pavese, nato e vissuto a Pavia, la mia famiglia vive qui, mia madre, mie sorelle, sono molto legato, nonostante sia ormai 17 anni che vivo a San Genesio, Pavia è la mia città, per cui oggi essere qui a festeggiare la vittoria di Alessandro Cattaneo e come Lega Nord poter dare il nostro contributo, averlo dato adesso in campagna elettorale portando la nostra dote di voti per fare in modo che appunto Alessandro Cattaneo diventasse sindaco di Pavia ed ora per contribuire con tutti i nostri uomini all'amministrazione della città. Grande soddisfazione. Dal 7% delle comunali del 2005 arriviamo qui al 10%, quindi un grosso passo in avanti da parte della Lega Nord. Qual è la prima proposta che la Lega Nord proporrà al sindaco per i prossimi 100 giorni? Ma di proposte ce ne sono tante, il sindaco le conosce benissimo, ci sono tutte quelle che sono le istanze che la Lega Nord porta avanti, non oggi come temi di una campagna elettorale, ma che fanno parte del grande progetto politico della Lega Nord. Ci sono tutti i temi legati per esempio alla sicurezza, al controllo dell'immigrazione e quello che è il decoro urbano, la qualità della vita dei nostri cittadini, sono tutti aspetti che fanno parte proprio del DNA degli amministratori della Lega Nord, siano questi sindaci, assessori o semplici consiglieri, per cui anche qui a Pavia il nostro contributo sarà in questa direzione. Bene, la ringraziamo e a più tardi per i risultati finali, anche per una prima, con i dati provvisori, primo consiglio comunale che riusciremo a trasmettere in sala stampa fra, pensiamo, poche ore. Grazie. Grazie a voi, buona serata.